È composto dai consiglieri comunali Stefano Marchegiani e Cora Fattori, il gruppo fanese consigliare Azione più Europa. La volontà politica del nuovo gruppo è quella di confermare l'adesione allo schieramento di maggioranza nelle cui liste entrambi i consiglieri sono stati eletti e al programma elettorale sottoscritto e svolgere dunque il proprio lavoro in continuità con quanto impostato sino ad oggi. Il tutto però con una maggiore autonomia di giudizio, più rispondente alla sensibilità e ai valori dei partiti di appartenenza. È una sperimentazione interessante, quella che si avvia a Fano, non nasce dal nulla perché ormai con Cora ci vediamo in consiglio da 2 anni, però abbiamo visto che c'è una sintonia di vedute e anche di accelerazione di alcuni processi, una sensibilità e dei valori che ci accomunano. Quindi, avendo sentito anche che c'è un'intenzione nazionale, come ci ricordava l'onorevole Della Vedova stamattina, di federare Azione con più Europa, abbiamo detto perché no, non facciamo qualcosa insieme, visto che ci accomuna anche un impegno programmatico. E quindi abbiamo cominciato a farlo presentando delle mozioni propositive, costruttive alla maggioranza. Adesso arriveranno sul tavolo dell'amministrazione tutte vicende impegnative, non ultima appunto quella discussa del grande edificio industriale previsto per il porto, ma poi ci sarà il biodigestore, poi ci sarà la strada interquartieri, poi ci sarà il piano regolatore, poi ci sarà il destino della sanità a Fano con la nuova controriforma della Regione Marche, quindi i difetti del passato, ma anche le sterzate che non si sa bene dove portino della nuova amministrazione regionale. Quindi sono temi molto importanti dove noi ci misuriamo con grande passione e penso che questo potrebbe essere un contributo significativo per la Giunta Comunale. L'incontro con Stefano Marchegiani, che è una persona che ammiro già da anni, è venuto naturalmente. È un anno che piano piano collaboriamo in maniera riservata, privata, ragionando, conoscendoci meglio dal punto di vista politico, e adesso abbiamo deciso di fare il grande passo e di costituire questo gruppo insieme come Azione più Europa. Proseguiremo coerentemente a quello che abbiamo sempre fatto, quindi cercheremo di far parte della maggioranza, ma in maniera costruttiva, propositiva, però senza fare sconti. L'abbiamo visto anche nell'ultima occasione per quanto riguarda il porto e altre cose. Noi non siamo della politica del no, ma non siamo neanche la politica del sì a prescindere. Abbiamo una testa e vogliamo usarlo. Poi tutti possono sbagliare, tutti si possono ricredere, ma bisogna sempre riflettere, cercare di fare le cose per il meglio, perché hai un dovere nei confronti dei cittadini e questo dovere lo devi adempiere al meglio, appunto. Per Più Europa è stato presente alla presentazione l'onorevole Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di Più Europa. Più Europa e Azione sono due forze politiche distinte ma destinate a convergere. Sono due forze europeiste, sono due forze liberal-democratiche, due forze che vogliono le riforme e vogliono il buon governo. La scelta di Cora Fattori e Stefano Marchegiani di dar vita qui a Fano a un gruppo consiliare comune di Più Europa e Azione è una scelta che io penso verrà seguita non solo a livello parlamentare ma anche a livello politico-elettorale. Più Europa e Azione lavoreranno sempre più insieme per presentarsi insieme agli elettori.